56 anni fa. 6 anni fa. Quindi una scelta molto precisa, molto determinata, chiarissima, mi pare, nonostante il parere non troppo entusiasta dei medici, è così? Non erano tanto convinti loro che portassi avanti una gravidanza. Ecco, diciamolo questo, non incoraggiano questo tipo di gravidanze perché non si possono più utilizzare alcuni farmaci di cui persone come lei hanno assoluto bisogno, è così? Sì, sì, mi avevano sospeso dei farmaci e dunque ero più a rischio. Quindi sofferenze prima e sofferenze anche fino all'ultimo, ma lei non ha mai avuto esitazioni, dubbi? No, mai ripensamenti, mai. E poi ha potuto finalmente vedere Daniele? Sì, dopo 13 giorni comunque in lacrime perché ero contenta. Ecco, che effetto le fa, malgrado il parere dei medici, che è pure sempre importante, essere un personaggio positivo? Ma un effetto bello. È contenta, è felice. Ecco, il papà ha puntato qui a Lodi, dicevo, è bello essere papà, la soddisfazione per tutti, ma probabilmente è papà di un figlio fatto con una donna come la sua signora. È una cosa stupenda. Perché lei mi diceva è una donna coraggiosa di carattere. Sì, pure il segno è toro, è un tipo forte, non si abbatte mai, ecco. Auguri ancora e complimenti, a voi studio. E andiamo a vedere l'alta moda a Parigi. Oggi è stata una giornata sospesa fra passato e futuro con le suggestioni di Yves Saint Laurent e le invenzioni di Paco Rabanne. Guardatela bene, è la signorina dei giorni della liberazione dai nazisti. Balla il boogie boogie, porta il turbante o i capelli a rullo come si usava in quegli anni, le scarpe con il cinturino alla caviglia. L'abbiamo incontrata sulla passerella di Yves Saint Laurent, il guru dell'alta moda francese che ancora una volta ha fatto centro con una collezione che restituisce alle donne femminilità e sex appeal. Perfette le giacche dei tailleur che segnano la vita e scoprono le gambe. Bellissima la sera con lo smoking short, i pizzi, gli abiti di lamé, le trasparenze. Questa sulle natiche, a forma di oblò, è un omaggio a Man Ray. Un grande show, quello di Paco Rabanne, che ha davvero stupito con le sue invenzioni. Impossibile bagnarsi con questi divertentissimi impermeabili decappottabili a forma di lumaca, fungo, lampione. E sono espressione di pura genialità gli abiti luccicanti di maglia di metallo, di alluminio, le antenne tintinnanti. Difficile avvicinare queste donne, ma che spettacolo guardarle. Francesco Alberoni. Alberoni torna a un tema che gli è caro. Ti amo è il suo nuovo libro, un vero e proprio manuale per la coppia italiana. Professore, quanti tipi di amore esistono? Io ne distingo quattro. L'avventura, che è a termine, la cotta, che è breve, svanisce, l'infatuazione, che è intensa, ma termina quando vogliamo prolungarla troppo, e poi l'innamoramento vero. Quindi si può dire ti amo a moltissime persone? Sì, perché all'inizio non si sa come va a finire. Ecco, ma la differenza, come si fa a percepire la differenza tra un'infatuazione, una cotta e un amore che può essere duraturo? Penso che soprattutto quando ci sono dei momenti, che chiami punti di irreversibilità, sono segnati da un senso del destino, ecco, e anche del pianto. È come se avesse uno sconvolgimento tale dell'animo che anche l'uomo adulto piange. Un consiglio che il professor Alberoni, maggiore esperto di erossologia, si chiama così, può dare alla coppia moderna che sappiamo essere in crisi o potenzialmente. Beh, io direi questo, di avere un grande rispetto dell'amore, non giocarci troppo, un grande rispetto dell'amore, perché uno sbaglio può costare poi l'intensità di tutta una vita. Adesso tocca a Heather Parisi con i giochi e i cartoni di Arriba Arriba. Grazie e arrivederci.